Mino Raiola è un signore che ama esagerare, ma forse non ha tutti i torti. Se Bale costa 100 milioni, Pogba ne vale almeno il doppio. È una butada da mercato pazzo, si intende, però il ventenne francese, assoluto migliore in campo contro l'Atalanta, è più che mai il simbolo di una Juve gigantesca. 46 punti dopo la nona vittoria consecutiva, in totale sono 15, oltre un pareggio e una sconfitta, 39 gol segnati, 11 subiti, l'unico neo del record di imbattibilità di Buffon, interrotto da Maxi Morales dopo 730 minuti. Il poker di Bergamo porta in calcio la firma del capitano della Francia, campione del mondo under 20, i sigilli di Tevez, 11 gol in 17 gare, Llorente e Vidal, e contro l'Atalanta mancava Pirlo. Solo la Roma resiste ai campioni d'Italia, sarà un caso, ma tornato Totti, la seconda in classifica ha ricominciato a segnare a mitraglia. I 4 gol rifilati al malcapitato Catania esaltano la gioia ritrovata di Destro, terzo centro in 3 partite, la vena di Benassià, difensore goleador, alla prima doppietta in giallorosso. Se non ci fosse la Juve marziana, comanderebbe la Roma in battuta e titolare della miglior difesa d'Europa, 7 gol subiti in 17 incontri. Lo scontro al vertice del 5 gennaio si annuncia entusiasmante. Alle spalle di Conte e Garcia rallenta il Napoli di Benitez, fermato dal Cagliari di Uncellino, imbufalito con Nainggolan, sicuro uomo mercato 2014. Continua a salire la Fiorentina di Giuseppe Rossi, che non smette più di segnare, capocannoniere a quota 14, e ha fatto un bel favore all'Atalanta tenendo il Sassuolo, terz'ultimo, 4 punti sotto i nerazzurri. Il Verona e il Toro meritano lo status di rivelazioni 2013. Dell'Hellas sapevamo già, Toni 7 gol, e meno male che l'estate scorsa sembrava sul punto di smettere. Sono in granata a stupire, 4 vittorie nelle ultime 5 gare, Immobile 8 reti, Cerci 9 reti, nuovi gemelli del gol per legittimare le ambizioni di Europa League e rinverdire i fasti di 20 anni fa. Tanto tempo era trascorso da quando il Torino occupò per l'ultima volta il 7° posto dopo 17 turni. Ora Ventura va così forte che Cairo, in diretta TV, annuncia che gli rinnova il contratto in bianco. Sul derby di Milano sarebbe pesato tantissimo l'errore di Mazzoleni, che non ha accordato all'Inter un evidente rigore per fallo di Zapata su Palacio, ma a decidere la partita ci ha pensato proprio l'argentino, 10° gol stagionale, con quel magistrale colpo di tacco a 5 minuti dalla fine. Per l'Inter questo è un successo che vale oro, rilanciando alla grande le ambizioni europee di Tohir, che quantomeno porta fortuna, ha vinto il suo primo derby al debutto da presidente nella partita più importante per i tifosi. Per il Milan invece è una mazzata tremenda, i rossoneri, che hanno chiuso in 10 causa espulsione di Montari, sono 13° a sole 5 lunghezze dalla zona B. Sul fondo precipita la situazione del Catania, all'11ª sconfitta stagionale, mentre Spinelli medita se silurare Nicola dopo il suicidio casalingo con l'Udinese. Il Bologna è tornato a vincere spezzando la maledizione delle ultime 6 partite senza successi, altro che cambiare Pioli, semmai è Guaraldi che dovrebbe lasciare tranquillo il tecnico anziché fare l'esatto contrario. La sfida con il Genoa è nata sotto il segno di Roberto Baggio, secondo il presidente rossoblù è l'uomo adatto per salvare il Bologna, che per prima cosa dovrebbe salvare se stesso da una società che ha sbagliato il mercato. Con la squadra che si ritrova, Pioli sta facendo miracoli.